Buonasera a tutte, benvenute nel mio salotto della maglia. Io sono Valentina, il mio canale si chiama Suavi Creazioni Home e mi trovate anche su Instagram, come Suavi Creazioni e anche su Facebook come Suavi Creazioni di Valentina. Questo è un nuovo appuntamento, che si chiama appunto il salotto della maglia. Perché ho deciso di condividere con voi il mio modo di lavorare a maglia. Mi sono buttata giù alcune cose da dire, altrimenti mi dimentico, e ho chiamato, diciamo, questo podcast o episodio come il salotto della maglia perché non è un tutorial, ma un salotto virtuale dove lavorare insieme allo stesso progetto. Allora, io ho iniziato a lavorare a maglia da bambina. Io mi ricordo un episodio particolare dove ero molto piccola, forse 7-8 anni. Sono andata con mia madre, che non è un amante delle arti manuali, però mi ricordo che in quel periodo si vedeva con delle amiche in una casa. Mi ricordo che c'era un grande salone con un camino e c'erano tutte queste signore che lavoravano a maglia. E io avevo i miei ferri, la mia lana, che era di un verde bello acceso, e io lì feci il mio primo maglioncino per il bambolotto. In me molto probabilmente è proprio innato il lavorare con le mani, quindi da lì diciamo che non ho mai smesso, tra la maglia, l'uncinetto, insomma un po' mi conoscete e lo sapete. Poi ho continuato e la passione per la maglia poi è ritornata fortissima qualche anno fa, diciamo forse una decina di anni fa, solo che allora io ancora lavoravo con i ferri dritti, diciamo con i ferri che poi erano ferri in dotazione di mia nonna praticamente. E ancora allora non c'era su YouTube, non c'era, quindi è stata una signora molto anziana a darmi proprio tutte le basi, un ex maglierista, quindi una persona che sapeva il lavoro che faceva. E io andavo quasi tutti i pomeriggi, le sere. Andavo da lei e lavoravo a maglia. Abbiamo fatto dei bellissimi progetti, dei bellissimi maglioni. Lei sfornava delle cose meravigliose e io con lei ho imparato alcune tecniche che sono tecniche, insomma, magari forse un po' demodé adesso, però sono tecniche che a me permettono di vestirmi e di realizzare soprattutto quello che a me sta bene. È doverosa una premessa: io non voglio insegnare niente a nessuno perché io sono la prima ancora a dover imparare tantissime cose. Io con questo video voglio soltanto, se vi fa piacere, lavorare insieme il maglione che ho deciso di fare con la lana presa a Santo Stefano di Sessanio da Aquilana. Queste sono le matasse, il colore è abbastanza, diciamo, reale, è bellissimo, è davvero una bella bella lana. Poi già ve ne ho parlato nel podcast precedente. Quindi vi dicevo, non devo insegnare nessuna tecnica a nessuno, io vi faccio vedere come io realizzo
il mio maglione. Poi vi darò delle indicazioni per quanto sia possibile, magari per prendere delle misure, per vedere qualche cosa. Poi se vi chiederete qualche cosa, io sarò pronta magari anche a rispondervi nei commenti. Quindi io generalmente che cosa faccio? Allora, è la prima volta che lavoro con le matasse, quindi Valeria mi ha consigliato, siccome io non ho l'attrezzo quello per fare il gomitolo, mi ha consigliato di unire due sedie, mettere magari questa matassa, ok? Metterla nelle due sedie e creare poi. Vengono fuori questi gomitoloni. Io ne ho creato uno perché mi serviva per fare il campione. Volendo potrebbe anche aiutarvi qualcuno. Io vediamo un po' se più tardi o questa sera magari o mio marito o mia figlia mi danno una mano per non lo so, perché in effetti è un po', cioè devi stare almeno una mezz'ora così per creare un gomitolo. Vediamo. Quindi detto questo, che cosa ci occorre per fare un maglione? Allora, intanto io ho deciso di farmi un maglione molto basico, che sia un po' per esempio tipo questa maglietta, dritto, con la manica a giro, con lo scollo così, un pochino lungo, con il cannolè. Si può lavorare con i ferri dritti o con i ferri circolari andata e ritorno. Quindi chi ha i ferri dritti usa quelli, chi ha i ferri circolari. Io nel tempo poi ho deciso di usare i ferri circolari solo ed esclusivamente perché mi trovo meglio, non mi fa male la schiena, posso lavorare tranquillamente sul divano e a volte anche magari seduta sul letto. Quindi ci servono questi ferri circolari. Il numero dei ferri circolari sarà relativo al tipo di lana che usate. Questo tipo di lana che io ho comprato da Valeria è necessità di ferri che vanno dal 3,5 al 4,5, quello poi dipende un po' dalla vostra mano. Io per esempio ho scelto un 3,75 perché ho una mano abbastanza morbida. Infatti lei mi aveva consigliato il 4, però con il 4 avevo paura che fosse troppo morbido. Poi niente, che altro vi devo dire? Ho fatto questo campione che secondo me è venuto bellissimo. Allora, ve lo faccio vedere adesso bene da vicino. L'ho fatto con i ferri, vi dicevo, 3,75. Io generalmente quando faccio i campioni li faccio con questi ferri molto piccolini. Che devi fare? Che vuoi fare? Profuma la lana? Sì, ok, vai. Allora, questo è il mio campione che è venuto secondo me davvero, davvero bello. Mi taglia un po' la testa, ma non fa niente. Ok. Allora, come potete vedere, sì, si vede abbastanza bene. Io ho fatto un semplicissimo cannolè con due maglie dritte e due maglie rovescio per 3,5 cm e poi ho fatto una semplicissima maglia rasata. Quindi sul dritto lavoreremo il dritto e sul rovescio lavoreremo il rovescio. E dietro mi viene così. Io vi dico che è una lana veramente, veramente bella. Forse lavandola si ammorbidirà un pochino di più, ma va bene così. Tutte queste sfumature sono tutte le sfumature naturali che regala la tintura, insomma, quella è la tintura naturale che fa Valeria. È una lana al 100% e quindi questo qui è il mio campione.
Voi direte, non è il campione classico, perché il campione classico ci dicono tutti che si deve fare un quadrato grande, si deve bordare. Sì, è assolutamente vero. Io non lo faccio mai, devo essere sincera, non lo faccio mai perché appunto con questa signora ho imparato a lavorare in modo diverso e quindi io adesso lavorerò così. Ho montato 40 maglie, ho fatto tutto questo lavoro perché proprio volevo vedere la consistenza della maglia, del maglione e vedere un po' come veniva. Adesso io che cosa farò? Io adesso misurerò quante maglie ci sono in 10 centimetri e da lì deciderò quante maglie montare per fare il mio maglione. Ancora non ho fatto niente di tutto questo perché vorrei pubblicare questo video per darvi il tempo di magari prendere la lana, prendere i ferri, decidere con calma che tipo di ferri usare e che tipo di lana usare. Ricordiamoci che magari è solo una prova, che magari ci serve perché vogliamo lavorare insieme, perché ci vogliamo togliere la soddisfazione di fare un maglioncino per noi. Quindi voi adesso non dovete far altro che decidere i ferri, potete fare una prova con i ferri dritti, una con i ferri circolari e magari vedere il tipo di lana da usare. Una volta che voi avete scelto lana e ferri, non dovete far altro che montare dalle 30 alle 50 maglie, quello sarete voi a decidere. Io ho scelto di montarne 40 perché volevo avere una bella fetta di materiale per poter poi capire come mi veniva anche un po' la sfumatura, il cannolé e anche per toccarlo un po', per capire un po' la consistenza, quindi non lo fate troppo piccolo, ma e basta. Quindi questo è quello che volevo dirvi oggi. Io questa sera deciderò quante maglie montare. Calcolate che generalmente chi di noi già lavora a maglia e già sa quante maglie deve montare per sé, perché si era bloccato il video forse, non so. Comunque dicevo, calcolate che chi lavora a maglia già sa un po' quante maglie deve montare per sé, no? Io generalmente con il cotone monto un tot di maglie, con la lana un tot di maglie, dipende un po' anche dal tipo di lana, dai ferri che si usano e quindi dovete un po', quello poi magari lo vediamo insieme. Adesso la cosa che dovete fare voi è questa prova di ferri e di lana, quindi mettiamo che voi montate 40 maglie, montiamo 40 maglie sul ferro nel modo in cui voi siete capaci e una volta montate queste 40 maglie cominciamo a lavorare due maglie a diritto e due maglie a rovescio per tutto il ferro. Poi l'altra andata e ritorno, sempre due maglie a diritto e due maglie a rovescio. Arrivati a 3,5 cm, cominciamo a lavorare la maglia rasata. Qui c'è una cosa che vi voglio dire. Io la maglia rasata cerco sempre il primo ferro dritto, cerco sempre di iniziarlo dalla parte dove sono
queste ondine qui. Perché la parte dietro, vedete? È fatta in questo modo. E a me, siccome piace di più questa parte che si vede, credo che questa sia il dritto, diciamo, dalla parte dove mi piace di più, cerco di iniziare il ferro a diritto. Quindi, dopodiché andate avanti con la maglia rasata finché non avete un po' preso la mano, finché non riuscite a sentire bene la consistenza, a pensare, beh, sì, mi piacerebbe una maglia di questa consistenza. Se lo vedete troppo rigido, magari dovete aumentare di mezzo numero il ferro. Se lo trovate troppo morbido, lo dovete diminuire un pochino il ferro. Ma è soltanto la vostra sensazione che vi aiuterà a capire il tipo di ferro che dovete usare. Una volta che avete fatto questo campione, che cosa facciamo? Andiamo a vedere, per esempio, in 10 centimetri quante maglie ci sono. Allora, calcolate che è abbastanza semplice per questo, perché voi dovete mettere, per esempio, il metro lo mettete da qui, ok? Per esempio da qui, adesso non è molto facile farvelo vedere, però, ok? Per 10 centimetri, senza tirare il lavoro, senza allargarlo, perché altrimenti non sarebbe reale, lasciandolo così morbido, andate lì e vedete in 10 centimetri quante maglie ci sono. Io, per esempio, in 10 centimetri ho circa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 maglie. All'incirca sono 24 maglie, infatti sono le maglie che generalmente io ho nel campione per fare i miei maglioni. Quindi queste 24 maglie andranno poi moltiplicate per i centimetri che ci servono per il maglione. Allora, che cosa potete fare? Potete prendere un maglione, una maglia che vi piace tantissimo come vi sta, e andate a misurare quella parte lì, la parte in fondo, e mettete che ipoteticamente sono, non so, per esempio 50 centimetri, voi dovete fare 24 centimetri più 24 più 24 più 24 fino ad arrivare a 50 centimetri, ok? Quindi saranno, cioè, saranno su per giù un centinaio di maglie. Ok, questo ipoteticamente è quello che dovrebbe essere. Una volta che voi avete fatto questo calcolo, praticamente dovete montare le maglie sul ferro. Calcolate che io non andrò a fare nessun tipo di calatura, non andrò a fare una maglia sagomata, no, perché mi piacerebbe farla dritta, e stavo valutando anche di fare degli spacchetti laterali, quindi sarà proprio un pezzo dritto, un pezzo diritto che ci aiuterà proprio nel lavorare il cannolè, quindi impareremo questo cannolè e poi faremo una maglia rasata dritta fino ad arrivare agli scalfi, ma quello poi ve lo dirò in seguito come fare. Io generalmente faccio dei lavori molto semplici, perché già vi ho spiegato che mi metto la sera sul divano e non ho la testa per pensare a lavori un po' più articolati, anche perché non è che io faccio lavori tanto impegnativi, diciamo, non ho mai, per esempio, fatto il mosaic, che mi piacerebbe tanto, il ferrile non l'ho mai fatto,
Quello dovrei avere più tempo e farlo. Quindi questo, diciamo, è un lavoro molto semplice da fare la sera mentre guardiamo appunto magari i podcast. E quindi ecco, ricapitolando, oggi ragazze, nel nostro salotto della maglia prepariamo questo tutorial. Questo, no, scusate, non è un tutorial, lo dico assolutamente. Io non sono un'insegnante, non voglio insegnare niente a nessuno, voglio condividere con voi quello che sto facendo per lavorare questo maglioncino. Quindi insieme faremo questo campione, vediamo un attimino che tipo di ferri, che tipo di lana, vediamo quante maglie ci sono in 10 centimetri, misuriamo un maglioncino che ci piace e vediamo un po' quante maglie ci servono. Adesso se Sofia mi tiene il telefono e alla fine del video vi metto un piccolissimo, piccolissimo, diciamo, spazietto per vedere un po' come io faccio questo passaggio. Così poi nel prossimo video magari abbiamo già montato insieme le maglie grandi, le maglie, diciamo, giuste per iniziare la parte dietro del maglione e magari ci facciamo una chiacchierata, vediamo un po'. Io per il momento vi saluto, spero di essere stata chiara e spero che vi piaccia questo appuntamento con il salotto della maglia e vi invito a scrivere nei commenti se c'è qualcosa che non avete capito, io cercherò di essere il più disponibile possibile, nel mio limite, perché vi ho detto non sono una maestra, ma ricordiamoci una cosa, ragazze, che siamo tutte qui per stare insieme, insomma, è autunno, magari ci piace di stare un po' sul divano a lavorare, a fare qualcosa. E a condividere il piacere della nostra creatività, proprio a condividere il piacere della nostra creatività, infatti. Io adesso chiamo Sofia e mi faccio un attimino aiutare. Ciao e buona serata, buona domenica.